È stata dura? Sì, però abbiamo salvato la principessa. Chiudi la tromba? Dai, vabbè, questa volta vai tu avanti. Posso trombarmela io? Grazie! Ah! E dai, andiamo a trombare la principessa! Oh, guarda quanto sangue! Dai, sarà per la prossima! Ah! Salve ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi abbiamo un giochino che ci è piaciuto parecchio. Sì, dobbiamo un giochino che non avevamo nella nostra libreria di giochi e che ci è stato gentilmente donato. Sì, una vera e propria donazione ad opera del caro Virus, che salutiamo. Sì. E che oltre ad averci donato il gioco ci ha fatto anche da balia durante la nostra prima tragica partita. Sì, sì, infatti ci ha fatto prendere tante botte perché non avevamo mai provato l'ebbrezza di giocare a questo gioco. Però ci siamo divertiti, è un gioco molto divertente, stiamo parlando di Castle Crashers. E vediamo com'è, noi da soliti ignoranti quali siamo. Cerchiamo di capire come funziona. Adesso scegliamo il personaggio, io questo è il più figo. Io prenderò quello blu, più incazzoso. Ecco qua. Selezionati i personaggi, vediamo come si procede nel gioco. Non so perché il caro Virus abbia preso un teschio. Ti sei dimenticato? Ehi, ti sei dimenticato di come... Io non li ho mai utilizzati gli oggetti degli acquisti. I bambini probabilmente dovevamo prendere. Probabilmente dovevamo prendere le armi che il buon Virus ha preso e noi no. Vabbè, ma che noi siamo nabbi, è normale. Ma si deve solo picchiare la gente, comunque. Guarda, al volo, guarda me. È fantastico, quando ti chiedono di premere la X su portatile non apprezzo. Che è meglio giocare con il joystick, pare. Quello della Microsoft, quindi stile Xbox. Mi si dice joypad, il joystick lo usavamo noi sul Commodore. Senti, ma a me mi piace la parola joystick, è più bello. Ma è sbagliata, cioè non puoi chiamare un mazzo di fiori minchia, capito? Come potete vedere, ragazzi, il problema numero uno durante questo gameplay è stato il fatto che se voi giocate su tastiera e continuano a dirvi di premere il tasto XYZ del maledetto joypad della Xbox, tu ti trovi un attimino. Eh sì, perché non sai quale cazzo di tasto premere sulla tastiera. Che è possibile giocare in due persone sullo stesso computer utilizzando tastiera e joystick. Sì. Joypad. Perché... Sì, joypad, ragazzi, joypad. Ah, vedi? Se premi shift e poi premi un attacco, il tuo attacco assume una nuova... Io voglio la spada. Non c'ho soldi, porca troia. Ma perché tu spari le cose di... Come fai a sparare quelle cose? Tieni premuto shift e poi premi la W. Vedrai che avrai... Che figo, guarda qua. Ma è un'ora che te lo dico. Ah, non ti ascoltavo perché ero preso dal gioco. No, tu non mi ascolti perché non mi ascolti. Ta 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 ta. Che figo. Sì, finalmente una cosa 2D. Un ben po' impegnativa, fatto. Divertente. Una cosa che ci ha colpito particolarmente è lo stile grafico del gioco. Sì. Perché le animazioni, ragazzi, non sono chissà cosa, ma sono veramente fighe da vedere. I vari personaggi all'interno del gioco che scagazzano, per esempio, quando hanno paura. Ci sono gli animali che tirano delle bordate di carca. Poi c'è quel simil splatter cartunesco che fa divertire. I personaggi hanno, a fronte di un controllo molto intuitivo, molto semplice, quindi con pochi tasti, hanno un'ottima quantità di attacchi diversi, attacci in aria, attacchi in mare. Magici, possiamo raccogliere armi da terra. Sì. Insomma, ragazzi, è veramente uno di quei giochini che a vederlo così sembra un gioco da quick play e poi lo butti. Invece wow. No. Infatti si vede la differenza tra un giocatore esperto, quale il nostro Virus, e noi due povere mezze calzette. Su un gioco che invece è semplicistico, non la noti la differenza tra un pro e un noob. Sì. Comunque l'esperienza insegna, guarda la vita di coso, di Virus, guarda la nostra. Vabbè, noi siamo ultra nabbi, è normale. Dai che l'abbiamo segato. Madonna, è peggio dei boss di Metal Slug, non va giù. Ormai vado avanti a prese. Ah, che figo, l'ho fatta pure io la presa. Oh, sono passato pure al livello 2. Nuova combinazione. Grazie, nonno del cazzo. Se sapessi, che cazzo. Guarda là, va. Io so quello che fa le prese volanti, tipo.
Quando muore? Non muore mai questo. Dai, abbiamo trovato il modo per fare esperienza. era morto, secondo me non lo lasciavano morire. Secondo me qua ci picchia, no? Mo te lo dico. Nah. L'ultima cosa che è davvero l'avrete capito dall'inizio, diciamo dalla nostra intro, che questa modalità cooperativa nasconde, sì. Nasconde una sessione di tutti contro tutti. Sì, esatto, perché alla fine giustamente c'è una principessa e uno dei quattro cavalieri se la deve baciare, baciarla. Non è un gioco della illusion, ragazzi. Sai cosa devi fare? Premi il salto due volte come se volessi fare il doppio salto. Sì, fa una super mossa, tipo. Però dimmelo, sai, stronzo. Ah, pensavo l'avessi capito. No. Io, il tesoro è tutto mio. In attesa di altri giochi. Oh. Ah, mo ci dobbiamo picchiare. Ma perché mi hai ammazzato, brutta merda? E che ne so, ci dobbiamo pestare per qualche assurdo motivo. Perché virus? Ah, per la principessa, devi picchiare virus. Picchia virus. Vai, fatti valere. Sì, no, proprio bravo io. Dovevamo coalizzarci contro di lui invece di picchiarci, idiota. Ma io non volevo picchiarti, giuro. No, mi hai tagliato a metà. Così lui, per scherzo, io mi viene vicino e mi affetta, cioè, vabbè. Vabbè, insomma, alla fine la principessa l'ha avuta virus dopo un giustamente. Vabbè, giustamente ci ha riempito di mazzate. Però, ragazzi, dobbiamo dire che il giochino è veramente carino. E se non ci vedete giocare a questo gioco su Steam è semplicemente perché ancora non ci prendiamo un joypad, perché sulla tastiera è un po' un inferno. Dai, io direi che qui possiamo smettere di registrare, magari. Però non di giocare, secondo me. Ragazzi, qui è Sinergo. Riesci a vedere il tuo sogno? Sinergo, Sinergo, qui è Renzi.